Ciao amici! In un video qualche settimana fa, che io ho girato col fiore nel terrazzo, intanto mi hanno chiesto di fare un video sulla mia base in questo periodo. In realtà io uso a rotazione sempre gli stessi prodotti e quindi te li mostro e ti mostro come faccio. Il primo prodotto che utilizzo è questa, che è la, oh non me lo ricordo, crema fotoritocco Super CC di Pupa. Multifunzione perché si usa pure per il corpo, cioè forse nasce come crema per il corpo, io lo uso sul viso, una cosa del genere, va bene, comunque è favolosa. La sto finendo, ecco, ho riaddrizzato il tubo, dai, un po' di dignità, ecco. La uso come un fondotinta, quindi la metto, ecco, sui punti strategici del viso e poi con questo pennello che è il Powder Blush di Elf la stendo esattamente come se fosse un fondotinta. Molto raramente la spalmo con le mani, ma perché a me non piace truccarmi con le mani. Il secondo prodotto che uso è questa, la Mineralize Skin Finish di MAC, un prodotto che mi sono lasciata consigliare da una ragazza che lavora qui alla MAC a Palermo. Ti devo dire che qui alla MAC sono una migliore dell'altra, sono veramente professionali e sanno dare i giusti consigli. Utilizzo questo prodotto come se fosse una terra, ti spiego pure perché. Io credo che sia veramente un ottimo prodotto in quanto molto modulabile e anche se intensificato come colore riesce a mantenere tutto il giorno testato sulla mia pelle. Ottimo, ottimo, ottimo prodotto. Quindi io lo uso come se fosse la terra, perché la terra l'ho finita, quindi andiamo con lei come se fosse terra. Questo è il colore Dark Golden. Ti devo dire che se io vado con una sola passata con questo pennellone che ho utilizzato, che è un fake di Real Techniques, se io vado con una sola passata e il mio colore, se intensifico, diventa più scuro e mi piace veramente tanto. Subito dopo la cipria, io non amo mettere la cipria sopra il correttore, non mi piace su di me, non mi piace per niente. Quindi io uso il correttore dopo aver messo la cipria e uso lui, che è lo Studio Finish Concealer NW25 di MAC, ce l'ho fatta. Ho cambiato molto. Un paio di volte idea su questo, ma nell'ultimo anno io ti devo dire che praticamente ho utilizzato solo lui e credo che si veda anche. Io veramente non l'ho apprezzato quando l'ho comprato, però io sono molto cambiata, è cambiata la mia pelle e quindi io credo. Poi lui è come il vino, più invecchia più diventa buono. Quindi ti devo dire che quest'ultimo anno ho utilizzato solo ed esclusivamente questo correttore, che utilizzo con un pennellino da correttore e quindi non lo tocco neanche con le dita, lo stendo con quel pennello. Uso come illuminante questo, che è il numero. C'è bisogno di suonare! Che è il numero 3 di Paola P, che è questo, è il numero 3 Blush Me di Paola P. Si sarà aperta già la scheda da qualche parte, ma nel box info trovi il link di un video che ho fatto con un altro utilizzo dello stesso illuminante. Lo metto ovviamente nella parte alta degli zigomi, così per sembrare più luminosa, per essere fantastica. Poi, però, col pennello sporco, diciamo, ecco, non lo rintingo nel prodotto, lo porto qui sul dorso del naso, un pochettino sul mento e al centro della fronte. Ho visto questa cosa in un video di Clio, mi è piaciuta e la faccio. Ma l'ho vista 100 anni fa. L'ultimo prodotto che utilizzo è questo blush, che è un blush di Make Up Forever numero 425. Sai che questo prodotto per me è il top. Non sto scherzando. È veramente, se solo riuscissi ad aprirlo, che è questo. Mi piace perché lo metto la mattina, lo tolgo la sera, esattamente come tutto quello che ti ho mostrato. Questi sono tutti prodotti che testati sulla mia pelle durano fino a sera. Questo mi piace perché ha resistito al sudore. C'è stata una bolla di caldo l'altra settimana e ha resistito al sudore. E mi piace tanto perché anche questo è molto modulabile e il colore è perfetto per me. Questo è 425. Tieni conto che io sono scura, sono olivastra. In video io appaio sempre molto, molto più chiara di quanto io sia in realtà. Non chiedermi perché. Non lo so, perché io non lo so. Comunque, questo blush io veramente mi trovo molto bene e ho fatto bene a comprarlo. L'ho comprato a Cosmoprof e ho approfittato dello sconto, però veramente è uno di quei prodotti che io personalmente ti consiglio di provare, ti consiglio di comprare, ti consiglio di provare. Così, per dire, per saperne parlare. Questa è la mia base. Diciamo di tarda primavera, fra un pochettino io comincerò a inscurirmi perché anche se cammino per mezz'ora per strada comincio a diventare un po' più scura e smaltirò molto i prodotti perché io utilizzo sempre meno, più mi abbronzo meno prodotti uso sul viso. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti sia interessato, spero che tu possa prendere spunto. Se hai suggerimenti, please scrivi, considera che non sono truccatrice, ma considera che come tutte le donne mi trucco. Ciao e che le stelle siano con voi.